Bene ragazzi, allora, so che a prima vista potrebbe spaventare, ma questa è una tabella di completa analogia tra la traslazione e tra la rotazione. Allora, notate le quantità che sono a sinistra e a destra. Allora, a sinistra abbiamo la posizione, mentre a destra abbiamo l'angolo. Ciò significa che quando una persona trasla, cambia la propria posizione, mentre un corpo che ruota cambia il proprio angolo. Dovete immaginare una persona che trasla ed una persona, magari un atleta, visto dall'alto che ruota su un percorso circolare. Ok? Poi, voi sapete cos'è la velocità? È quanto spazio fai in un certo tempo. Che cos'è la velocità angolare? Quanto angolo fai in un certo tempo? Occhio ragazzi che qui gli angoli sono tutti in radianti. Poi, cos'è l'accelerazione? Quindi l'accelerazione che cos'è? È la variazione di velocità nel tempo. Cosa sarà l'accelerazione angolare? La variazione di velocità angolare nel tempo. Faccio un esempio. Immaginate un CD quando si metteva dentro il computer. All'inizio era fermo e poi pian piano andava a ruotare più velocemente. Allora lì omega aumentava nel tempo, no? Fino a quando andava a regime. Allora lì c'era presente un'accelerazione angolare. Allora vi faccio notare che tra le quantità traslazionali e le quantità rotazionali c'è una formula di passaggio, quella in mezzo. Queste formule di passaggio connettono le parti a sinistra con le parti a destra. Prendiamo ad esempio la prima. La prima dice che se una persona percorre una certa circonferenza, quanto spazio fa? Quindi, se una persona percorre una circonferenza, ok? E parte da qui, ok? E arriva fino a qua. Si può valutare quanto spazio è fatto? La domanda è sì, con le formule di passaggio, perché se io so quest'angolo qui, bene, questa quantità qui, che è S, è legata all'angolo attraverso la relazione che io ho scritto. Cioè l'arco è semplicemente l'angolo in radianti per il raggio. Se questa cosa la fate con l'angolo in gradi, ok? Sbagliate completamente tutto. Quindi, ma poi ovviamente ci sono le formule di passaggio per le quantità di velocità e accelerazione sono le stesse. Cioè, anche nel moto circolare uniforme, ragazzi, avete visto un collegamento tra V ed omega? Sì, perché la velocità tangenziale è omega r. E una cosa che scopriamo adesso, ma è banale, cosa dice? Che l'accelerazione tangenziale che cos'è? Cos'è il prodotto tra l'accelerazione angolare e il raggio? Quindi, per la prima volta, ed è molto importante però capirlo, ragazzi, cosa vi sto dicendo? Se un corpo cambia velocità angolare, cioè all'inizio va piano e poi va più forte, allora l'accelerazione tangenziale come andrà secondo voi? È tangenziale. Sarà tangente alla circonferenza. Questa sarà l'accelerazione tangenziale. Però, ragazzi, quando un corpo compie un cerchio, c'è sempre l'accelerazione sempre centripeta. Quindi occhio che invece l'accelerazione centripeta va così. Quindi vi dico già una cosa. Come si fa a calcolare l'accelerazione totale? Visto che l'accelerazione totale che cos'è semplicemente? La somma tra lei e lei. E quindi? Pitagora, ovviamente. L'accelerazione totale, questa è quella tangenziale, dove andrà? Ovviamente in questa direzione. Quindi vabbè, sono sempre perpendicolari, anche perché se quella tangenziale andasse qui e quella centripeta di qua, sarebbero comunque sempre perpendicolari. Questo non ci spaventa. E invece se un corpo non accelera tangenzialmente, cioè fa solo un giro moto circolare uniforme, qua l'accelerazione delle due è presente? La centripeta. Quindi occhio, che poi questo lo andremo a chiamare moto, come lo andiamo a chiamare? Questo è un moto circolare uniforme. Questo sarà un moto circolare uniformemente accelerato, proprio come MRU e
MRUA, cioè una completa analogia, ragazzi. Infatti la prima lezione è proprio spiegare tutte queste analogie. Poi questa tabella voi ce l'avrete, quindi... Allora, guardate adesso, ragazzi, a sinistra le leggi orarie. Vi spaventano? Le abbiamo già viste. Se T0 fa 0, perché poi adesso voi lo ponete uguale a 0, avete come cambia la posizione nel tempo e come cambia la velocità. E guardate a sinistra, guardate a destra. Al posto dello spazio abbiamo l'angolo, che viene fatto sempre in radianti, e la velocità angolare cambia nel tempo nello stesso modo. Ok? Quindi c'è un'analogia completa. E questa è la parte di cinematica, ok? Che non ci spaventa, poi faremo esercizi. Adesso però volevo farvi vedere l'ultima parte, cioè che cos'è la massa nelle traslazioni? Cosa rappresenta? Rappresenta, ragazzi, la difficoltà con cui tu ti sposti. Cioè, se un corpo pesa tanto, ha una grande massa, fai fatica a spostarlo, ci vuole tanta forza per imprimere una grande accelerazione. E secondo voi di là cosa ci sarà? Se la massa è la difficoltà di traslare, di là ci sarà una quantità, ok? Che si chiama momento di inerzia. E che cosa sarà? La difficoltà di ruotare un corpo. Se tu li applichi, poi vedremo che cosa. Ok? Quindi immaginate una giostra, quelle circolari in cui le persone si mettono dentro e se vai fortissimo vomitano. Allora, se tu devi far ruotare quella cosa lì, non è tanto importante la massa, ok? Ma più che altro come è distribuita la massa, se ci pensate, il suo momento di inerzia. E ovviamente poi ci sarà un modo per calcolarlo. Adesso qui non vi ho detto la formula, sapete perché? Perché c'è una tabella che vi dice in base a... cioè una sfera ha un momento di inerzia, un cilindro ha il suo... Ogni corpo c'ha il suo, quindi non preoccupatevi che non dovete studiare niente a memoria, ok? Ci sarà un'altra tabella per i momenti di inerzia. Ma questo non è importante. Importante, ragazzi, che capiate come, operativamente come si fanno le cose. Allora, cosa abbiamo a sinistra? Una, poi dopo scendiamo? La forza. Ecco, allora, la forza che cos'è? È una quantità vettoriale, ok? E più forza è presente, più il corpo accelera. Non è difficile. In prima avete calcolato il momento di una forza. E in mezzo ho scritto la formula di passaggio. Cioè, sapendo una forza, come si calcolano i momenti. Oggi faremo esercizi su questo, poi. Cioè, dandovi le forze, guardiamo come si calcolano i momenti. Allora, poi sotto ho scritto delle cose abbastanza banali, però vediamo. Sotto cosa ho scritto? Quello che è il secondo principio della dinamica. Cioè? Cosa ho scritto? Che la forza risultante è la massa per l'accelerazione. Se voi agite per analogia, cosa dirò di là? Che la somma dei momenti, ok, crea un'accelerazione angolare. Ok? E la massa è diventata al momento di... inerzia, c'è una completa analogia. Ovviamente quando è che il nostro corpo starà fermo dal punto di vista traslazionale? Quando la risultante è zero. E quando è che il nostro corpo non ruoterà? Quando la somma dei momenti fa zero. Ragazzi, è possibile che un corpo ruoti ma non trasli? Certo, ragazzi, una ballerina che ruota su se stessa, ruota ma non trasla. E avete presente un corpo che trasla ma non ruota? I treni? Un treno che va sta ruotando? No, ok, quindi... Mentre se noi vogliamo un completo equilibrio, il corpo non dovrà né traslare né ruotare. Quindi, va bene. Poi, ultime cose, definito... C'è anche un'analogia tra una cosa che abbiamo visto poco tempo fa, cioè la quantità di moto. Ma secondo me voi, in completa analogia, sapete ottenere la corrispettiva. Allora, la quantità di moto è il prodotto tra la massa e la velocità. Di là, ok, c'è una nuova quantità, che tra l'altro si chiama anche momento della quantità di moto, però ha anche un altro nome, momento angolare, che poi sarà importante. E cosa sarà? Andate di completa analogia
M è il momento di inerzia e V è la velocità angolare. Quindi, e come la quantità di moto si conserva, così si conserverà anche, in certi casi, il momento angolare. Poi, lascio stare sotto perché poi queste due cose non ci interessano direttamente. Ok? Finisco, nel senso che noi abbiamo studiato casi in cui la quantità di moto si conserva e si conservava, se vi ricordate, quando la somma delle forze esterne faceva 0, perché quelle interne ovviamente lo facevano. E quando è che il momento angolare si conserverà? Quando la somma dei momenti esterni fa 0. Ultima cosa, ed è già finita, c'è tanta roba in analogia, però. Ultima cosa, allora, un corpo che trasla possiede un'energia cinetica, un corpo che ruota possiede un'energia rotazionale. La formula è diversa? No, M diventa I e V diventa omega. Okay? Magicamente sono sempre joule. Quindi, ad esempio, ragazzi, vi faccio subito un esempio. Una sfera che cade giù da un piano inclinato ha quale energia? Una sfera che rotola, eh? Entrambe. Perché se voi lo guardate nel suo centro di massa, sta traslando. Però intanto sta anche ruotando su se stessa. Una ballerina che ruota solo su se stessa, che energia ha solo? Rotazionale. E invece un corpo che va lungo un banco ha solo l'energia traslazionale. Quindi, ultima cosa sulla regola dei segni che non fa mai male ricordarsi. Allora, noi sulle traslazioni non ragioniamo mai in 3D, ragioniamo sulla X e sulla Y e la regola dei segni qui la sapete. Di qua, ragazzi, dobbiamo stare attenti perché con le rotazioni, ok? Allora, semplicemente quei due pallini, forse li avete già visti, però ve li ridico. Allora, il primo pallino vuol dire dovete prendere il pollice entrante, ok, la direzione meno Z, e poi ruotare la mano destra. Come vedete si crea una rotazione oraria. Mentre se voi fate il pallino, diciamo che il pallino piccolino ha la quantità a destra, cosa vedete? Antiorario. Allora, a destra le quantità come L, omega ed M sono vettori e sono tutti lungo Z. Tutti, non bisogna scomporli, è facile, sono tutti lungo Z, solo che dovete stare attenti ai segni. Se questo corpo ruota oppure questo momento vorrebbe creare una rotazione oraria, ci mettiamo davanti un meno. Se vuole creare una rotazione antioraria, useremo il segno più.